Dovete sapere che io ho appena fatto tutto l'intro e non avevo messo rec, quindi lo rifacciamo. Allora, buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come vedete, io sto dando un'altra chance al mio microfono. Incrociate le dita per me perché possa riprendere tutto bene. Comunque, il video di oggi sarà un format che non ho mai portato sul canale e devo essere sincera che ho preso ispirazioni da altri YouTubers e quindi ho detto perché no, portiamo un po' più di brio, no? Su questo canale. Il video di oggi sarà i miei preferiti di ottobre e direi che è il momento giusto per fare questo video perché siamo alla fine di ottobre, è il 29, quindi. Allora, ho voluto suddividere questo video in tre categorie, diciamo, ovvero vi farò vedere tre categorie differenti di prodotti che mi sono piaciuti particolarmente. La prima categoria sarà il cibo. Seconda categoria sarà diciamo cura della pelle, cura del viso, beauty. Beauty. Terza categoria sarà invece intrattenimento, serie TV. Iniziamo subito. Come primo prodotto, diciamo, della categoria food, ovvero cibo, questa cioccolata 100% fondente. Ragazzi, non ho mai trovato una cioccolata fondente al 100% così buona e a un prezzo non esagerato, ecco, perché per 70 grammi mi sembra che costi meno di 3 euro, tipo 2,45 euro, mi sembra, non vorrei dire nulla di sbagliato, però ecco, confronto altri tipi di cioccolata fondente al 100% che ho trovato in altri supermercato, questa costa un po' meno, devo dire. E gli ingredienti ve li leggo nel caso vi interessassero. Sono massa di cacao, burro di cacao e baccelli di vaniglia, cioè proprio fantastica, non ci sono conservanti, antiossidanti, niente, niente, solo ciò che vogliamo dalla cioccolata, solo la purezza. Quindi io questa veramente quando la compro tutti i giorni ne mangio minimo due quadratini, come vedete sempre dopo pranzo, che ne mangio sempre insieme al caffè. Io questa qui la trovo all'Esselunga, è buonissima, è buonissima. Poi, secondo prodotto, sempre categoria cibo, è questo latte di soia, che anche questo me lo vedete praticamente sempre nei What Ate in a Day. È un latte di soia che ho scoperto da poco. Prima usavo quello della marca Esselunga, anche questo qua lo trovo all'Esselunga, però costa un po' meno, non tanto meno, perché tipo 40 centesimi in meno mi sembra. Però fa la sua differenza. Il gusto è fantastico, è delicato, mi garba tantissimo metterlo nel caffè. 80 grammi di latte di soia con caffè e acqua bollita è la combo perfetta. Dovete proprio mettere 80 grammi. Di più il sapore del caffè si perde troppo e di meno rimane un po' troppo l'amaro. Quindi gli ingredienti sono top perché non c'è zucchero e non c'è neanche olio. E infatti gli ingredienti sono acqua, semi di soia di origine italiana, calcio carbonato e sale marino. I valori nutrizionali ve li faccio vedere, e soprattutto per il prezzo io ve lo consiglio da morire. Poi ci sono un sacco di varietà qua, ma all'Esselunga non le trovo. Spero proprio di trovarli perché voglio assaggiare il latte di soia alla vaniglia. Terzo prodotto della categoria cibo sono gallette di grano saraceno. Io le prendo della Fiorentini perché trovo solo la marca Fiorentini, però penso che di qualsiasi altra marca siano buone comunque. E ragazzi, da quando ho assaggiato queste, fa fatica a mangiare quelle di riso, quelle di mais, che neanche mi piacciono, o quelle di farro, perché queste sono veramente buonissime, sono croccanti, salate al punto giusto, sono fantastiche, arrostite poi, vincete, veramente molto buone, leggere, il contenuto proteico aumenta sicuramente rispetto alle gallette di riso perché il grano saraceno ha proteine più elevate rispetto al riso e veramente veramente buone. Anche qui gli ingredienti sono ottimi, grano saraceno al 99,5% e il resto sale marino. Come quarto e ultimo alimento abbiamo il King Tahini. Allora, questa marca qui al Rabi la trovo al Super Frescato, che non so se è una catena,
quindi non so se dalle vostre parti c'è. È l'unico posto dove lo trovo a un prezzo decente, perché lo vendono anche a Panorama, ma costa tanto e la qualità secondo me non è migliore, anzi. Ingredienti impeccabili, sesamo in pasta al 100%, quindi solo sesamo. Il prezzo di questo mi sembra che non arriva ai 4 euro, quindi costa tipo 3,90 euro all'incirca, non ve lo so dire bene, per 454 grammi, mezzo chilo diciamo. Non pensavo che sarei mai riuscita a dirlo, ma lo preferisco al burro di arachidi. Ok, abbiamo chiuso la categoria food e cibo e passiamo a quella beauty. Vi dirò la verità, siccome non sono una che usa molti trucchi o molte creme, non ho niente da mostrarvi di eclatante, di particolare, perché appunto non faccio uso di queste cose, però di due cose in particolare mi sono letteralmente innamorata. La prima è questa crema qua. È una crema per le mani, però devo essere sincera, la metto anche sul viso perché è al cioccolato ed è buonissima, della Bottega Verde. E vorrei potervi dire un po' di più rispetto a questa crema, ma l'ha presa mia mamma, anzi non so neanche se l'ha comprata o gliel'hanno data in regalo, quindi non vi so dire il prezzo, però comunque sia potete trovarla in tutti i negozi di Bottega Verde. E con burro di cacao e miele. Dopo aver detto con cosa è fatta questa crema, mi sembra giusto spiegarvi una cosa. Direte, Silvia, ma sei vegana, però qua c'è il miele. Allora, ragazzi, io dico che sono vegana semplicemente perché mi sembra più semplice dire che sono vegana piuttosto che seguo un'alimentazione vegetale, però in realtà io non sono vegana, ma seguo semplicemente un'alimentazione vegetale. Questo perché, con tutto il bene che voglio agli animali, mi dovete credere perché ho un gatto e piango per lui, sapete che io sono sua madre. In realtà io ho deciso di mangiare vegano o appunto di seguire un'alimentazione vegetale semplicemente per il benessere del mio corpo. Quindi mi piacerebbe stare più attenta a comprare prodotti vegani, vestiti vegani, appunto, che non sono stati fatti con animali o comunque testati sugli animali, ma ancora non posso permettermelo, diciamo. Detto questo, vorrei che mi faceste un favore. Se conoscete dei siti particolari dove vendono vestiti, scarpe che sono 100% vegan, vi chiederei di lasciarmi il link di questo negozio o negozio online giù nei commenti, perché è una cosa che mi piacerebbe incrementare un po' di più nella mia vita, ovvero fare uso di prodotti 100% vegan. E se mi aiutate appunto a capire quali sono gli shop migliori, i negozi migliori dove poter acquistare determinate cose, mi fareste un favore. Non è giusto che io continui a definirmi vegana, però capitemi, lo faccio per semplicità. Detto questo, ve la consiglio, è buonissima. E l'odore vi farà venire fame. Come secondo prodotto della mia categoria beauty abbiamo lui. Me l'avete visto nel video make up ed è l'arricciaciglia ed è fantastico. Veramente, lo pagate niente, vi dà un'espressione al viso, al volto, bellissima, perché appunto vi apre l'occhio, è fantastico. Lo consiglio soprattutto a chi ha le ciglia corte, perché appunto ve le tira in su, ve le arriccia, niente da dire. Io l'ho preso a Tigotà, questo qui, e mi sembra sia costato 2 euro, 2 euro e 15 centesimi, veramente poco. Ok, finita qua la categoria beauty, andiamo alla terza categoria, ovvero intrattenimento, nello specifico serie TV. Ci sono due serie TV di cui vi voglio parlare particolarmente, che ho visto nel mese di ottobre. La prima è La Casa di Carta. Wow, La Casa de Papel. Sapete che l'ho guardata, che l'ho mangiata in tipo 2 sere, è fantastica. So che nel 2019 uscirà la terza stagione e non vedo l'ora di vederla. Spero che non perda, perché diciamo che non voglio spoilerare nulla, però diciamo che il clou è già successo, la storia si è già svolta abbondantemente nelle prime 2 stagioni, quindi spero che la terza non perda un po' di fascino. Staremo a vedere, sicuramente la continuerò a vedere perché le prime 2 stagioni sono state bellissime. La seconda serie TV di cui vi voglio parlare è Riverdale.
Su Netflix c'è soltanto la prima stagione e l'ho vista in italiano, perché dovete sapere che le serie TV io le alterno sia in lingua originale che in italiano. Quando le guardo insieme a Paul tendo più a guardarle in lingua originale con i sottotitoli, quando le guardo da sola faccio un po' di più la pigra e le guardo in italiano. Però quando ho finito di vedere la prima stagione di Riverdale, su Netflix la seconda non c'era, però era già uscita in lingua originale in streaming, quindi l'ho iniziata a vedere in inglese, sottotitolata in italiano, perché veramente, cioè, è bellissima, veramente veramente bella. Se non sapete cosa guardare la sera e avete Netflix, vi consiglio queste due serie TV: La Casa di Carta, La Casa di Papel e Riverdale. Veramente, se vi piace questa tipologia di video, fatemelo sapere, perché magari non tutti i mesi, perché non troverò qualcosa di nuovo tutti i mesi, ma ogni tanto potrei riportarvi un po' questo format e farvi vedere i prodotti che più preferisco di quel periodo preciso. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, lasciate un commento e fatemi appunto sapere se vi è piaciuto questa tipologia di video, e fatemi sapere anche se avete voi dei prodotti da consigliarmi, e soprattutto ricordatevi di mandarmi qualche link di negozi che vendono materiale, vestiti, qualsiasi cosa 100% vegan. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per le notifiche. Io spero che con questo microfono ora si sia sentito bene, altrimenti riutilizzerò il microfono della telecamera, insomma, speriamo bene. Con questo vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!